Assolutamente, grazie. Le do il benvenuto, il generale e comandante del settore ovest di UNIFIL in Libano. Quindi oggi è con noi in videoconferenza. L'audizione si svolge nell'ambito del nostro affare assegnato, la centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche e sociali di sicurezza dell'Italia nel quadro dell'appartenenza all'Unione Europea e alla NATO, che vede impegnata da mesi questa nostra commissione nell'approfondimento di un tema che è strategico e cruciale per la politica estera italiana. Prima di lasciare la parola al nostro ospite, volevo anche significarle la vicinanza di tutta la nostra commissione, a lei e ai suoi uomini, per il prezioso lavoro che fate a sostegno della stabilità, della pace di quelle zone martoriate. È un compito difficile e prezioso per tutti noi. Grazie, comandante. Generale, a lei la parola. Signor Presidente Craxi, onorevoli senatori, profondamente onorato e anche molto emozionato per questo inaspettato ma graditissimo invito, rivolgo a tutti loro un deferente saluto proprio a nome di tutti gli alpini e soldati del contingente italiano in Libano, inquadrati nei ranghi della missione United Nations Interim Force in Lebanon, UNIFIL. Poco più di 1.000 donne e uomini che, assieme ad altri circa 3.000 peacekeepers appartenenti a 16 nazioni diverse, costituiscono la Joint Task Force Sector West. Si tratta di una grande unità paragonabile a una nostra brigata pluriarma, responsabile del quadrante occidentale del sud del Libano, compreso tra il fiume Litani e la linea di demarcazione tra il Libano e Israele, denominata Blue Line. Il contingente italiano, di cui io sono il comandante tattico, opera nel rispetto di quanto previsto dalla recente delibera Missioni 2024 per contribuire all'applicazione della risoluzione numero 1701 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2006 e confermata negli anni successivi. La partecipazione di un contingente italiano in Libano nei ranghi di UNIFIL fa parte integrante dell'impegno complessivo dello strumento militare nazionale in Medio Oriente, allo scopo di contribuire attivamente a garantire la sicurezza regionale, la rilevanza del nostro paese, la tutela degli interessi nazionali, oltre che onorare gli impegni assunti dalle organizzazioni e alleanze di cui siamo parte. Con il loro permesso, passo a condividere la mia prospettiva tattica, fornendo un punto di situazione circa il contesto operativo di riferimento, passando poi ad una rapida disamina dei principali compiti affidatici dal mandato internazionale e di come quotidianamente li assolviamo, concludendo con una nota relativa alla cura che poniamo alla protezione e alla sicurezza della forza. Con riferimento al contesto operativo, in attesa che a livello diplomatico e politico siano create le condizioni per addivenire ad un cessate il fuoco a cavallo della Blue Line, permane una condizione di accesa conflittualità tra la resistenza islamica, prevalentemente ma non esclusivamente rappresentato dal braccio armato di Hezbollah, e le forze armate israeliane. Gli scontri, caratterizzati da una intensità variabile, sebbene almeno per il momento tenuta ad un livello che tecnicamente definiamo sotto soglia di escalation, consistono prevalentemente in attacchi reciproci tramite sorgenti di fuoco indiretto, quali razzi, missili filo guidati, artiglieria, droni e aerei. Dopo una prima fase iniziata all'indomani del 7 ottobre scorso e protrattasi fino alla fine di gennaio, in cui i contendenti si sono confrontati massicciamente a ridosso della Blue Line in una fascia di circa 5 km di ampiezza, con il trascorrere del tempo si è passati ad un confronto più mirato e preciso, che ha coinvolto obiettivi ubicati anche a distanza dal confine e che ha visto da una parte Israele colpire la resistenza islamica puntando a centri di comando e controllo, comandanti e responsabili a vari livelli, depositi di materiale ubicati anche in profondità nel territorio libanese. E dall'altra, la resistenza islamica, colpire obiettivi militari posti anch'essi in profondità oltre al confine con Israele. Sebbene, come dicevo, il confronto al momento non è sfociato in un aperto conflitto campale, la situazione rimane tesa e altamente instabile, esacerbata com'è dalla propaganda di ambo le parti,
da eventi esogeni quali quelli che nelle recenti settimane hanno interessato la Siria, lo Yemen, l'Iran, da una condizione socio-economica che ha messo in ginocchio l'intero paese, a prescindere dalla conflittualità in corso. E a ciò si aggiunge il dramma degli sfollati dalle zone di confine, che nel complesso ammontano a circa 90.000 persone, rifugiatesi più a nord nel territorio libanese, e gestite nei limiti del possibile grazie alla solidarietà dei libanesi più abbienti, molti lavoratori all'estero che hanno messo a disposizione le seconde abitazioni, e degli sforzi delle varie municipalità più o meno aiutate da un complesso sistema di organizzazioni governative e non governative che operano sul territorio. In tale contesto si inserisce UNICEF. E in particolare, per quanto riguarda il settore occidentale, la Joint Task Force Sector West a guida italiana, organizzata su un comando, al momento su base Brigata Alpina Taurinense, e integrato da personale internazionale, e da cinque task force, di cui una italiana, una ghanese, una mista irlandese e polacca, una malese e una sudcoreana, per un totale di circa 4.000 peacekeeper. Un'area di operazione di 38 km di ampiezza e di 31 km di profondità, 18 basi, di cui 9 al confine con la Blue Line. Veniamo quindi al nostro mandato internazionale e alla rilevanza del quotidiano operato di UNIFIL, quale contributo che io reputo insostituibile allo stemperamento delle tensioni, alla prevenzione di un possibile inasprimento del confronto, alla creazione delle condizioni per addivenire ad un cessate il fuoco e all'assistenza umanitaria. Il mandato di UNIFIL stabilisce tre compiti espliciti principali. Il primo prevede la presenza sul territorio per dissuadere violazioni del mandato medesimo e, laddove infrazioni venissero rilevate, la procedura richiede di far intervenire le forze armate libanesi, ove di competenza, e segnalarle lungo la catena di comando e controllo delle Nazioni Unite fino a New York. Il secondo compito prevede di assistere le forze armate libanesi nel controllo del territorio e il terzo compito stabilisce di aiutare la popolazione civile e i rifugiati. Con riferimento al primo compito, le nostre attività di pattugliamento e di osservazione sono continue, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, svolte al massimo delle potenzialità garantite dalle risorse disponibili e che utilizziamo al meglio. E questo vale non solo per gli alpini e per i soldati italiani, ma per tutti i contingenti che costituiscono le task force di cui ho fatto prima cenno. Le attività addestrative, operative, di comando e controllo che interessano i vari contingenti sono continue e hanno creato un ottimo clima di fiducia, affiatamento e integrazione. Clima che si riverbera positivamente sull'immagine po compatta che forniamo alla popolazione, quale manifestazione tangibile della volontà di pace e di sicurezza della comunità internazionale. Per quanto attiene al secondo compito, il contingente nazionale, assieme a tutte le forze di Sector West, opera quotidianamente in supporto e in concorso alle forze armate libanesi, nel controllo del territorio, attraverso attività congiunte di pattugliamento e osservazione, formazione e addestramento, supporto logistico. Il livello di fiducia e collaborazione che si è instaurato, nonostante la situazione, ha una rilevanza tangibile, non solo per garantirci la necessaria libertà di movimento sul territorio, ma anche per l'assolvimento del primo compito. Cito come esempio il sequestro avvenuto il 22 aprile scorso, quindi relativamente di recente, di materiale trovato in un sito di lancio razzi nell'area di responsabilità di Italbat, che è la task force a guida 3° Reggimento Alpini di Pinerolo, grazie ad una complessa attività di ricerca, osservazione e coordinazione con la quinta brigata delle forze armate libanesi e il nostro reggimento. Con riferimento al terzo compito, qui entriamo in un ambito in cui possiamo e dobbiamo essere particolarmente orgogliosi dei nostri alpini e dei nostri soldati. È l'ambito della solidarietà. In particolare, aiutiamo la popolazione locale tramite attività pratiche che hanno un impatto immediato, molto apprezzato, e che contribuiscono ad aumentare la fiducia nei confronti di UNIFIL, della comunità internazionale, nonché, molto importante, la speranza in un futuro migliore. Innanzitutto sono costanti e continue le interlocuzioni svolte dai comandanti ai vari livelli con le autorità civili e religiose dell'area di competenza.
Io stesso passo gran parte delle giornate nelle attività che chiamiamo di Key Leaders Engagement, allo scopo di farci conoscere, divulgare la nostra missione e reperire e recepire le richieste che provengono dal territorio. In secondo luogo, operiamo quale elemento di collegamento tra il territorio, la componente civile di UNIFIL e tramite questa le organizzazioni governative e non governative che possono soddisfare le citate richieste. Laddove possibile, in via complementare, sviluppiamo progettualità di cooperazione civile e militare, cosiddetto SIMI, sulla base della pianificazione approvata e dalle risorse rese disponibili dal Comando Operativo di Vertice Interforze, e volta a migliorare la qualità di vita delle comunità, quali la costruzione di impianti fotovoltaici, di pozzi e bacini idrici, la manutenzione stradale, la distribuzione di materiale sanitario e scolastico. Lo sviluppo di progettualità che valorizzano la prospettiva di genere e in tutela e in supporto delle parti più deboli della società. Questo per citare solo alcuni esempi. Per ultimo, grazie anche ai donors nazionali, quali l'Associazione Nazionale Alpini, l'Associazione Ampio Radio, il Sovrano Ordine di Malta, l'Organizzazione For Libano di Forni, molti privati. Provvediamo a interventi di aiuto umanitario che si concretizzano non solo in donazioni di genere di prima necessità, abbiamo citato i medicinali, cibo, vestiario, kit scolastici, ma anche nella condotta di vere e proprie operazioni di assistenza medica che svolgiamo nelle comunità più bisognose tramite i nostri medici e paramedici, rinforzati da personale delle cliniche mobili finanziate dal Sovrano Ordine di Malta, dall'Al-Sadr Foundation di Tiro e dalla Croce Rossa Libanese. Mi avvio alla conclusione dedicando un ultimo approfondimento alla delicata tematica della nostra protezione, la cosiddetta force protection. Per quanto non vi sia alcuna attività complessa svolta in un ambiente conflittuale che possa essere considerata a rischio zero, le attività operative sopra sommariamente citate vengono svolte con estrema attenzione e grande professionalità dal nostro personale, che è esperto e addestrato. La cura della force protection poggia su quattro pilastri che fino ad oggi ci hanno consentito di assolvere i nostri compiti senza documento. Il primo pilastro, che cito evitando i dettagli, è il quadro informativo che riceviamo sia da UNIFIL sia soprattutto dalla madre patria per il tramite del Covid. Sempre aderente, dettagliato e preciso. Il secondo pilastro è la professionalità dei nostri alpini e dei nostri soldati. Come conseguenza diretta dell'addestramento, della motivazione, dello spirito di corpo. Il terzo pilastro, legato ai primi due, è dato dalla meticolosa e maniacale pianificazione di qualsiasi attività venga svolta, in modo da ridurre al minimo la possibilità di errori in fase condotta. L'ultimo pilastro sono le rodate procedure di sicurezza che vanno dalla pronta disponibilità dei sistemi di protezione individuale all'utilizzo di mezzi protetti fino all'ingresso nei bunker quando le condizioni di sicurezza lo richiedono e sulla base di un consolidato sistema di allarme. Signor Presidente, onorevoli senatori, quanto descritto in maniera spero sintetica e divulgativa corrisponde a quanto il contingente italiano, che ho l'onore di comandare, fa quotidianamente per contribuire alla pace e alla sicurezza regionale e internazionale. Questo è il nostro contributo anche alla nostra patria. Colgo qui l'occasione per ringraziare il signor Ministro della Difesa, il signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, il signor Comandante di Vertice Interforze, con cui sono in contatto quotidiano, per la loro sapiente guida e la loro costante vicinanza ai miei alpini e ai miei soldati. Grazie infine a loro per avermi dato questa opportunità, che manifesta in modo eloquente la vicinanza del popolo italiano ai suoi cittadini in armi. Viva l'Italia, viva le Forze Armate, viva l'Esercito italiano. Sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie generale, tra l'altro non so se lei lo sa, ma il Libano e l'UNIFIL è stata una delle primissime missioni di questa commissione in questa legislatura, quindi noi siamo venuti personalmente a visitare quei luoghi, il comando, e
Quindi, insomma, la vorrei anche rassicurare del fatto che noi siamo orgogliosissimi dei nostri uomini e delle nostre donne della difesa che operano in territori difficili. Io credo di poter dire senza smentita che sono le uniche forze armate del mondo in grado di coniugare un altissimo livello di professionalità con un senso di umanità veramente raro e che vi fa amare in qualsiasi territorio voi operiate. Incredibile. Adesso non so se i colleghi hanno delle domande, io un po' ne ho. Ah, il senatore Menia ha chiesto la parola, ne ha facoltà. Generale, buongiorno. Io la ringrazio per questa chiara e esauriente relazione, tanto sui compiti che state svolgendo, che comunque conoscevamo e apprezziamo, quanto anche sulla condizione che state vivendo. Lei ovviamente, e io su questo le chiedo qualche cosa in più, anche per quanto è possibile, perché è inevitabile che le vicende di queste ultime settimane hanno portato a un innalzamento di tensione che si è espanso ben oltre la striscia di Gaza, no? Insomma, per chi conosce un po' queste cose, è impossibile non notare, ed è questo sostanzialmente l'argomento che io le pongo, per quanto mi risponde, quanto vuole rispondere, quali tipo di saldature si possono notare in condizioni che sono evidentemente differenti. Lei opera sulla cosiddetta sulla linea blu, là dove c'è la presenza storica del Partito di Dio, di Hezbollah, sono sciiti e sono ovviamente in una posizione di guerra guerreggiata continua sulla quale voi siete forza di interposizione sostanzialmente con Israele, ma quello che è accaduto nella striscia di Gaza ha innalzato la tensione, tant'è che vi sono state immediatamente anche ripercussioni nella parte da voi controllata, che geograficamente è un'altra cosa, ma io questo le volevo chiedere, cioè quali saldature voi notate, ci potete dire, ci sono chiaramente relazionabili con la vicenda della striscia di Gaza, quali interlocuzioni che inevitabili ci siano tra Hamas e Hezbollah, nonostante si tratti di due movimenti nati in maniera diversa, uno di riferimento sunnita, l'altro di riferimento sciita, ma che hanno un comune obiettivo, insomma, nel riguardo di Israele. E questa è sostanzialmente la domanda che volevo fare. Grazie, senatore Menia. Senatore Pucciarelli. Buongiorno generale, anch'io ho avuto modo di visitare il Libano nel corso della cerimonia dell'avvicendamento del comando dall'Italia alla Spagna, quindi ho avuto modo di apprezzare il lavoro dei nostri uomini in quel territorio così difficile. E ho avuto modo di conoscere anche la Brigata Alpina Taurinense, che ho avuto l'onore di poter visitare e di apprezzare quale alta professionalità dei loro uomini. Facendo un po', quella che è stata la mia esperienza in Libano e dove ho trovato una situazione di estrema difficoltà della popolazione, perché la popolazione veramente è in una totale crisi economica dove Hezbollah funge un po' da quello che è l'ammortizzatore sociale della popolazione. Quindi la mia preoccupazione in questo momento è proprio quella legata al fatto che attraverso quelli che sono gli aiuti alla popolazione di Hezbollah, la situazione che oggi è molto pesante possa andare al di fuori di quello che è il controllo e quindi avere delle ripercussioni maggiori rispetto a quelle che possono essere considerate in partenza. E in questo ringrazio proprio la vostra presenza, perché lei ha fatto riferimento a tutto l'aiuto che fornite alla popolazione. Questo dal mio punto di vista è molto importante. Poter aiutare la popolazione oggi va ad aiutare anche quella che è la stabilità in una zona che oggi rischia altrimenti di diventare ancora più esplosiva di quanto non l'è già. Quindi grazie a lei, grazie a tutti gli uomini che sono impiegati sul territorio proprio a garanzia, di pace e di sicurezza della zona. Grazie. Grazie, senatore Pucciarelli. Il senatore Del Rio ha chiesto la parola e ne ha facoltà. Grazie, buongiorno comandante, anche da parte nostra davvero un ringraziamento sincero per il lavoro che lei e tutti i suoi uomini stanno svolgendo
da anni ormai in questa difficilissima situazione. Lei ha fatto un quadro molto interessante ed esauriente. Io le volevo chiedere semplicemente una suggestione, un commento, una sua esperienza rispetto allo stato della società civile libanese, cioè come questa società civile si sta orientando, diciamo così, da un punto di vista del sentimento anche per una futura pace con Israele, che tipo di sentimenti stanno prevalendo nel Libano rispetto a un possibile coesistenza con il vicino israeliano. E in particolare in questa ottica, che ruolo stanno svolgendo, diciamo così, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni legate alle chiese, alla chiesa musulmana e alla chiesa maronita, che cosa si sta preparando, che tipo di lavoro si sta preparando per una pace possibile, perché certamente c'è un confronto di tipo militare, ma c'è anche da preparare una pace possibile con un lavoro della società civile, di contatti, di relazioni, di sostegno alla popolazione civile, che anche poi rappresenta una base di credibilità per futuri negoziati. E quindi volevo capire dal vostro osservatorio così privilegiato e così vicino quale tipo di sensazione avete sulla società civile libanese, se l'esasperazione sta prendendo il sopravvento o se invece c'è una speranza che può essere coltivata anche attraverso vari protagonisti della società civile libanese. Grazie. Grazie, senatore Del Rio. Il senatore Marton ha chiesto la parola. Prego, senatore. Ringrazio anch'io il generale e per il suo tramite anche tutti i suoi uomini in missione, in tutte le missioni e nelle forze armate in generale per il lavoro che svolgono. Io le faccio una domanda che ho già fatto al ministro Crosetto e all'ammiraglio Cavo d'Argone. La pongo anche a lei. Ha difficoltà nella rotazione degli uomini nella sua missione? È una domanda proprio brevissima, ma credo sia molto rilevante. Grazie. Allora, senatore Spagnolli, prego. Grazie, grazie anche da parte mia, ovviamente, in generale, ma già le domande che volevo fare sono state formulate da chi mi ha preceduto. Volevo integrarle brevemente con una considerazione. La società libanese è tra le più molteplici che ci siano da un punto di vista della composizione e fa i conti negli ultimi tempi con una sempre maggiore presenza di rifugiati provenienti da varie direzioni, perché ci sono quelli che arrivano da nord, ci sono quelli che invece sono già stanziali da un po' di tempo provenienti da sud. Ecco, io volevo capire lo status di queste componenti della società libanese, perché così dobbiamo chiamarle, che però si trovano in una situazione di grave indigenza, in molti casi anche confinati in spazi particolari. Ecco, che cosa succede, che cosa si fa in Libano per cercare di prevenire le conseguenze di microconflitti che naturalmente si sviluppano quando una società pluriarticolata ha delle componenti che sono sicuramente trattate peggio, lo dico con un linguaggio di buon senso. Ecco, questo volevo chiederle, grazie. Grazie, non ci sono altre domande? Vorrei farne qualcuna io, come generale, poi lascio subito la parola. Allora, si legge sul terreno influenze straniere che alimentano questo micro conflitto a bassa intensità, non so come definirlo. Se la guerra in Israele-Palestina dovesse andare avanti, lei comunque vede un pericolo di escalation o secondo lei comunque la popolazione libanese è talmente sfibrata da tutte queste problematiche che anche i miei colleghi hanno rilevato, profughi, instabilità politica, crisi economica e quindi comunque, insomma, di fronte all'ipotesi escalation non seguirebbe, insomma, l'altra cosa volevo chiedere, in questo caso vi sentite sufficientemente protetti dalle regole di ingaggio attuali
E l'ultima cosa, qual è il rapporto sul terreno con Hezbollah? E le do, aspetti, spengo, le do la Scusa, parola. signor Presidente, chiedo scusa, l'ultima, posso chiederle di ripeterla per essere sicuro di aver capito il Certo, qual è il rapporto? rapporto sul terreno con Hezbollah? Ok, grazie. Provo. Generale. Intanto ringrazio per le domande molto interessanti e molto stimolanti a cui provo a dare una risposta. Vado in ordine dalla prima all'ultima, signor Presidente, se posso. Allora, per quanto riguarda la questione della saldatura, potremmo dire geopolitica, tra quello che sta succedendo qua a sud del Libano, a confine tra il Libano e Israele e quello che è drammaticamente sta ancora andando in onda a Gaza, ovviamente c'è una saldatura che però noi non consideriamo da un punto di vista tattico, che è il nostro osservatorio. Sicuramente, ed è una realtà, quello che è successo qui a partire dal 7 di ottobre è legato a quello che è capitato a Gaza come, diciamo, supporto che l'asse della resistenza cosiddetto si dà reciprocamente nell'ambito delle varie organizzazioni militari, paramilitari e politiche. Fino a quel momento l'operato della forza di interposizione di UNIFIL ha funzionato, tutto è perfettibile, tutto può essere migliorato e in questi mesi effettivamente di lezioni identificate e apprese ce ne sono tante. Quindi noi, per provare a rispondere alla prima domanda, cerchiamo di concentrarci più su quello che sta succedendo a cavallo della Blue Line, con un grandissimo impegno, diretto con la nostra presenza, ma anche indiretto con le attività, di cui ho sommariamente fatto cenno prima, di deescalare le tensioni. E qui adesso cerco di spiegare il come provando a rispondere alle domande successive. Quindi una saldatura c'è, noi direi quasi per fortuna abbiamo una prospettiva molto tattica di breve e medio termine, dobbiamo preoccuparci di assolvere i compiti che le Nazioni Unite ci danno nel quotidiano, dando questa intanto evitando che ci sia un incremento dell'escalation, proprio frapponendoci fra le forze in campo e dando questo messaggio di speranza per il futuro, aiutando praticamente la popolazione, come ho detto, e soprattutto le forze armate libanesi, che non ci dimentichiamo, sono responsabili del controllo del territorio. Ringrazio l'onorevole senatrice Pucciarelli per le parole che ha voluto rivolgere nei confronti della brigata, soprattutto. Passando alla domanda che ha fatto l'onorevole senatore Del Rio, la società civile libanese e come si sta orientando, quali sono i sentimenti e quali sono i sentimenti anche col vicino israeliano. Ora, la società libanese, per come la stiamo conoscendo, si tenga conto che io ho un po' di esperienza in operazioni sotto l'egida sempre delle Nazioni Unite, ma con il cappello della NATO, prevalentemente svolte nei Balcani e in Afghanistan. Ed è la mia prima esperienza qui come casco blu e come UNIFIL. E quello che sto imparando, lo sto imparando andando fuori, andando in giro, parlando con le autorità locali, con le persone. Tutti i giorni e facendo questo si impara molto. La società libanese è molto complessa. Sicuramente vede il vicino israeliano come nemico, così lo considera. C'è tanta speranza nelle generazioni future, ma è ovvio che le generazioni future, se vengono cresciute nell'odio della guerra e delle vendette che inevitabilmente poi si innescano in queste condizioni, potrebbero non fare meglio di chi li ha preceduti. Società molto complessa sia da un punto di vista politico, territoriale, sia da un punto di vista religioso. Ma è anche una società che potrebbe essere d'esempio per molti, perché è un esempio molto difficile poi da concretizzare in azioni
anche governo del territorio, di interconfessionalità e di tolleranza. È la prima volta che mi è capitato di assistere ad esempio, la Domenica delle Palme, rito ortodosso, con il sindaco di Tiro, che è sciita, e stavamo a messa insieme. È una società estremamente resiliente. Hanno la capacità di trovare risorse e la forza morale di reagire alle difficoltà come io personalmente non ho mai visto. C'è un grande aiuto reciproco, dicevamo, gli sfollati dalle zone di confine. Ci sono varie dinamiche, molte che hanno a che fare anche con il supporto economico della resistenza islamica, ma fondamentalmente c'è una grande solidarietà di chi è più abbiente, che mette a disposizione le seconde case, organizzazioni locali e anche non governative, finanziate poi dai nostri paesi, ovviamente, che operano sul territorio e riescono comunque a dare alla popolazione un minimo di, diciamo, di soddisfacimento dei bisogni essenziali, che poi è quello per cui si accontentano. Il ruolo delle chiese, il ruolo, diciamo, delle varie confessioni religiose è fondamentale intanto perché possono veicolare un messaggio di pace e di coabitazione oppure un messaggio, diciamo, di confronto. E quindi è importante che, si possa sviluppare questo dialogo e mantenere questo dialogo tra di loro, soprattutto nelle zone di confine dove coesistono, lungo i 35 chilometri di area di responsabilità, realtà sunnite, sciite e cristiano-maronite. Per il momento c'è una collaborazione sociale tra di loro. Ovviamente, più si prosegue nella linea del tempo con questa condizione di conflittualità aperta, e più le frizioni entrano in gioco. Si pensi che a distanza di 2 chilometri si può assistere sulla Blue Line a un villaggio a Ital Shab sciita, quasi completamente raso al suolo, e a fianco un altro villaggio dietro due curve, un tornante che si chiama Rumaish cristiano, dove la vita sembra quasi regolare. I negozi sono aperti, i bimbi giocano per la strada, c'è flusso di macchine. E questo a 2 chilometri e due curve di distanza. Quindi, per provare a rispondere alla domanda sulla società, sicuramente c'è un grande astio nei confronti di Israele, non c'è una disponibilità al confronto al momento per quello che percepiamo parlando con la gente. Comunque sia, ha la popolazione libanese del sud del Libano, che è quella che conosciamo meglio, la possibilità di essere resiliente a quello che succede. Sicuramente sono molto stanchi, sono stanchi quasi più per la crisi che non per la guerra. La guerra non sta aiutando. Non dimentichiamo che anche questa società è uscita dal Covid relativamente di recente. C'è molta preoccupazione per il futuro, per la ricostruzione. Chi ricostruirà le nostre case? Chi ci darà garanzia che i nostri campi potranno essere coltivati dopo l'utilizzo presunto di fosforo bianco? Chi consentirà di rimettere in piedi, in questa situazione di crisi dove il valore del denaro è pari quasi a zero, chi ci consentirà di riprendere? E ovviamente quello che è successo nel 2006 sono delle cicatrici ancora aperte. Per quanto riguarda la domanda relativa alle difficoltà, se ci sono difficoltà nella rotazione degli uomini e delle donne del contingente, no, non ce n'è nessuna. Almeno non al momento e per quello che ho visto fino adesso. Per quanto riguarda la questione e la domanda che mi è stata posta sui rifugiati esterni, ovviamente noi sappiamo che in Libano, anche nel sud, ci sono molti rifugiati siriani, ci sono campi profughi palestinesi, e vengono talvolta accettati a seconda delle comunità e delle municipalità dove ci troviamo, talvolta sopportati.
problemi di coesistenza pacifica al momento non ce ne sono, è inevitabile che se si prolunga questa condizione, si prolungheranno anche le condizioni di insofferenza reciproca. Come dicevo prima, resilienza, solidarietà, aiuto internazionale tramite le organizzazioni governative e non governative, la presenza di UNIFIL, che è anche un grosso stabilizzatore, tra virgolette, sociale, perché non ci dimentichiamo che il funzionamento delle nostre basi contribuisce alla microeconomia locale, per il momento sta mantenendo la situazione sotto soglia di escalation. Ovviamente anche qua il ruolo delle forze armate libanesi, l'ELAF, è molto importante ed è molto importante ed è riconosciuto dalla popolazione del Libano del Sud perché l'ELAF al momento sono l'unica organizzazione governativa percepita come efficiente nonostante la situazione. Quando noi lavoriamo tutti i giorni con queste persone, con questi colleghi, che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, hanno difficoltà da mangiare alle proprie famiglie, rischiano la loro vita e spesso fanno un secondo e un terzo lavoro per riuscire a sbarcare il lunario. È quindi fondamentale che noi si faccia di tutto per poterli aiutare. Qual è il punto di forza delle forze armate libanesi? Chiedo scusa al gioco di parole, che è un'organizzazione interconfessionale. Ed è un esempio di resilienza. Domanda sulle influenze straniere e in quale modo poi al proseguire, speriamo di no, di questa situazione di conflittualità possano poi condizionare lo sviluppo socio-economico del paese. Ovviamente di influenze ce ne sono e lo sappiamo però sostanzialmente leggendo i giornali. Da un punto di vista tattico, questo tipo di ingerenza non si percepisce, tranne pochissime volte, in occasione di funerali o altre circostanze, diciamo al limite dell'istituzionale, è difficile vedere personale armato nonostante tutto quello che succede. Quindi influenze sicuramente ci sono, non sono percettibili a occhio nudo. Come ho già detto prima, dal mio osservatorio è importante arrivare almeno a un cessate il fuoco, se non anche nelle parole, nei fatti. Poi nelle parole ci si può dire quello che si vuole, ma nei fatti, perché il vero vulnus che qui abbiamo è, e lo vediamo anche in altri scenari geopolitici non mediorientali, più andiamo avanti nelle condizioni di conflittualità, poi più la situazione inevitabilmente rischia di sfuggire di mano. Ci sentiamo protetti dalle regole di ingaggio? Sì, ci sentiamo protetti dalle regole di ingaggio, ma ci sentiamo più protetti nel come noi le applichiamo le regole di ingaggio, le STIR e come si dice, il mandato internazionale. Devo dire la verità, due aspetti importanti. Intanto il fatto di essere un casco blu mi dà la sensazione di un endorsement più forte da parte della comunità internazionale, nel senso che non c'è interpretazione. Noi siamo qua, e rappresentiamo quello che la comunità internazionale vuole tramite il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E poi, devo dire e devo confessare che, la capacità con cui, il contesto nel quale ci troviamo a lavorare, diciamo così, non diciamo noi italiani perché chi si loda si sbroda. Riusciamo a gestire il soft power e il trust building nei confronti dei nostri interlocutori, mi consente di guardare le altre 46 nazionalità veramente a testa alta, in maniera, diciamo, anche abbastanza orgogliosa, se posso. Il rapporto sul terreno con Hezbollah. Allora, qua entriamo in un argomento tabù, nel senso che noi ovviamente come componente militare delle Nazioni Unite, come diciamo, livello tattico-subtattico, ci guardiamo bene da fare qualunque tipo di considerazione che abbia a che fare con. Noi parliamo di resistenza islamica senza entrare nel dettaglio. Dobbiamo mantenerci imparziali nei fatti e anche nelle parole, quindi molto concentrati da questo punto di vista. Si tenga conto che noi abbiamo una liaison branch, nell'UNIFIL HQ che dipende direttamente dall'Head of Mission Force Commander.
che quotidianamente, costantemente, in fase pianificazione delle attività e in fase condotta, dialoga sia con Israele che con l'Elaf. Parlare con l'Elaf vuol dire parlare col territorio. Quando andiamo a parlare con i sindaci, io ho circa 3 incontri a settimana con autorità politiche locali e territoriali, sono affiliate politicamente e quindi noi lo sappiamo. E quindi quello che io dico, che è coerente con quanto ho condiviso prima, è un master message che passo a tutto il territorio. Spesso io parlo di territorio. E quindi per il momento c'è una grande condivisione non solo delle informazioni nel senso di cosa fanno e dove vanno le pattuglie, eccetera, ma proprio di qual è il nostro modo di operare, di lavorare e come noi vogliamo essere efficaci per dare una mano al territorio. Come diciamo sempre, una goccia nel mar Mediterraneo. Se ognuno mette la sua, il mare non si prosciuga. Spero in maniera non noiosa di aver risposto almeno in parte alle domande che mi sono state rivolte. Grazie generale, c'è ancora una domanda da parte del senatore Menia. Generale, mi E scusi. anche No, del senatore, ancora 2 domande anche da parte del senatore Spagnoli, prego. mi ha incuriosito un po' il suo racconto, quello dei due paesi a distanza di 2 chilometri e due tornanti e due curve, in cui diceva da una parte c'è una cittadina rasa al suolo, ed è quella musulmana sciita, e dall'altra parte invece ci sono i cristiani con i bambini che giocano a pallone per le strade. E io le volevo chiedere questo, siccome lei ha anche detto c'è un sentimento di larga ostilità verso Israele, questo è confinato alla componente musulmana oppure è di tutti? E le chiedo, perché le chiedo anche questo? Conoscendo queste vicende, essendoci anche stato tempo fa, ricordo come nella guerra civile libanese tra il 75 e il 90, ma ricordo soprattutto gli anni 80, ci fu una saldatura tra cristiani ed israeliani, come è noto, che poi per vari, insomma, con il passare del tempo la vicenda cambiò, ma non del tutto. Ora, in questa condizione, chi sta nel sud del Libano è comunque ostile, quindi sia cristiano, sia sciita, sia sunnita, sia druso, perché ci sono anche se, una parte, anche se i drusi stanno nello Shuf, ce n'è una parte anche nel sud. Il rapporto, quello che volevo chiedere, quindi di conflittualità estrema, è soltanto della parte musulmana, quella che si trova in pratica con i paesi rasi al suolo, oppure i cristiani giocano a pallone e sono una cosa, i cristiano maroniti, e hanno un rapporto differente rispetto a Israele? Perché lei vive sul campo e quindi in attualità me lo sa sicuramente dire e raccontare. Grazie. Onorevole, provo a rispondere in maniera. Generale, c'è un'ultima domanda dal senatore Spagnoli. Ah, subito. Senatore. Grazie. Io mi riallaccio brevemente a quello che ha appena chiesto il senatore Menia per chiedere. Lei ha detto che c'è un'ostilità diffusa nei confronti dello Stato di Israele. Volevo capire se questa ostilità è nei confronti dello Stato in quanto tale. È radicata dal tempo in cui questo Stato venne creato, come sappiamo, in maniera del tutto artificiale, svariati decenni fa, oppure è legata anche a episodi più localizzati, per esempio nelle situazioni in cui i coloni hanno occupato aree e hanno evidentemente avuto delle occasioni e delle situazioni di conflitto con chi c'era, con chi c'è vicino a loro e essendo vicini al confine, evidentemente il rischio anche che l'abbiano fatto con i libanesi. Questa è la domanda. Grazie, senatore Spagnoli. Generale, prego. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, l'ostilità nei confronti di Israele, e provo anche a rispondere alla seconda perché sono molto vicine. Ovviamente entriamo in un campo molto delicato, che va al di fuori di quelle che sono le mie, come dire, competenze tattiche, però inevitabilmente, come ho già detto, parlando con le autorità, un'idea me la sono fatta. Allora, non c'è differenza tra le confessioni religiose nei confronti, dell'approccio esterno, in questo caso nei confronti,
dello Stato di Israele. Tutte le autorità con cui ho parlato hanno sempre si sono sempre rivolti a Israele come il nemico, in maniera più o meno sfumata. E questo è un dato di fatto, ed è un dato di fatto che fa parte della loro cultura storica, militare, politica degli ultimi 80 anni. Ovviamente ci sono delle diverse, come dire, diversi livelli di intensità di questa ostilità, ma io per quello che vedo dal mio osservatorio e per quello che ho potuto stimare, non è tanto e solo legato agli aspetti di natura confessionale. Ovviamente ci sono poi delle affiliazioni politiche e paramilitari di alcune confessioni rispetto ad altre che contribuiscono ad attirare maggiore o minore attenzione nella risposta di Israele. E questo spiega come mai alcuni obiettivi sono particolarmente bersagliati rispetto ad altri. Però in termini generali e di postura e di norma di linguaggio, a sud c'è il nemico. Noi abbiamo ragione, loro si sono presi le nostre terre. Questo è quello che viene riferito dalla comunità quando parliamo. Per quanto riguarda provo a rispondere all'onorevole senatore Spagnoli con quello che proprio ieri, in occasione di un'esercitazione di protezione civile della Fire Brigade di Tiro, ha detto il sindaco di Tiro. Noi consideriamo nemico lo Stato di Israele, non le persone che lo abitano. E quindi io spero che anche questo possa essere considerato un messaggio di speranza, nel senso che non c'è un radicamento, come dire, nei confronti delle persone, dei cittadini, delle comunità, ma di quello che sta andando in onda e che dal loro punto di vista sta andando in onda, da 80 anni a loro scapito e a loro detrimento. Ripeto, quello che sto dicendo, le risposte che do sono la mia percezione dal mio osservatorio. Allora, se non ci sono altre domande, io generale la ringrazio, è stato molto interessante, soprattutto ci interessava capire la sua percezione di quello che sta avvenendo e dei risvolti che si ha poi sul terreno, sulla popolazione civile, il sentiment dominante, molto interessante. Io la ringrazio moltissimo. E colgo l'occasione a nome mio, ma di tutta la Commissione, veramente di augurarvi buon lavoro e di veramente percepire il nostro sostegno, la nostra vicinanza. E lei sa, noi siamo qua. Buon lavoro, generale. Grazie mille, buon lavoro a voi e grazie per questa opportunità.